L'ospedale dell'Aquila, in particolare il reparto di malattie infettive del San Salvatore, ha attivato da tempo un ambulatorio per il long covid, per valutare e curare cioè gli effetti del covid nel tempo, che possono essere fiato corto per un po', spozzatezza, mal di testa, nebbia cerebrale, deficit della memoria, ma anche sindrome ansiosa depressiva, torse persistente soprattutto sotto sforzo, nonostante la negativizzazione. Molte le persone che si rivolgono a questo ambulatorio, perché il dato di chi sviluppa il long covid è abbastanza elevato. La casistica è importante, dal 5 al 20% di persone che hanno il covid possono poi avere il long covid, soprattutto le donne, meno marcato negli uomini e nei bambini. A volte possono svilupparsi anche patologie a carico del cuore, ma molto più raramente, come le aritmie. Molti, soprattutto in conseguenza del covid contratto nel 2020-21, adesso leggermente di meno, perché diciamo queste ultime varianti o subvarianti danno un po' meno il fenomeno del long covid, ma che in ogni caso è importante, perché colpisce il 5-20% di coloro che sviluppano il covid, colpisce soprattutto coloro che sviluppano il covid in forma seria, più grave, e elettivamente colpisce più le donne rispetto agli uomini. Mediamente dopo quanto tempo vanno via, insomma, questi sintomi? Ma si parla di long covid in genere quando i sintomi del covid o alcuni sintomi che caratterizzano il covid persistono per più di tre mesi. A seconda degli organi coinvolti si dà una terapia diversa. È importante però intervenire subito, spiega il dottor Grimaldi. A seconda degli organi e degli apparati colpiti si diversifica la terapia, quindi è importante, diciamo, valutare con attenzione il paziente per capire qual è, diciamo, l'organo più colpito o gli organi più colpiti.